Buonasera, sono Teresa Gentile e sono volontaria del gruppo UNICEF di Carlopoli. Insieme alle altre volontarie ho partecipato all'evento Adotta una pigotta. Ma prima di soffermarmi su ciò, vorrei parlarvi di UNICEF e di ciò che fa. UNICEF è il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia. La sua mission è quella di contribuire alla sopravvivenza, protezione e lo sviluppo dei bambini, soprattutto di quelli più fragili e vulnerabili. La sua azione si ispira alla Convenzione dell'ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la Carta delle Nazioni Unite e sui trattati dei diritti umani. UNICEF internazionale è parte integrante e opera attraverso i comitati nazionali. Sono 33 e fra di essi c'è appunto il comitato UNICEF Italia, che è una fondazione ONLUS che è stata istituita nel 1974 e ha un duplice compito. Da un lato, quindi, quello di raccogliere i fondi per sostenere i programmi UNICEF che UNICEF realizza per i paesi in via di sviluppo e dall'altro attuare una campagna di sensibilizzazione, di informazione dell'opinione pubblica sui diritti dell'infanzia. È qui che assolvono un ruolo fondamentale i volontari e proprio all'interno di questa attività di volontariato vi rientra questa campagna, la campagna a cui facciamo riferimento oggi, in questa giornata, è Adotta una pigotta. La pigotta è una bambola speciale, una bambola di pezza che viene creata, realizzata dai volontari UNICEF in Italia. La peculiarità di questa bambola è che con il contributo minimo di 20 euro si può praticamente aiutare i bambini in difficoltà, cioè fornire vaccinazioni, alimenti terapeutici, costruire pozzi, scuole e portare assistenza a questi poveri bimbi svantaggiati. Sono diverse le iniziative che UNICEF Carlopoli ha fatto dal 2018 attraverso questa campagna appunto Adotta una pigotta, e quest'anno a causa della pandemia è stato impossibilitato il gruppo UNICEF di svolgere queste manifestazioni nelle piazze di Carlopoli e Castagna. Però poiché all'interno dei progetti di UNICEF c'era praticamente la possibilità di adottare delle pigotte attraverso un ruolo attivo di diversi attori e quindi anche del comune, è stata portata avanti appunto questa campagna Una pigotta nei comuni, la cui caratteristica e il cui slogan era un bambino nato, un bambino salvato. E quindi noi volontarie di Carlopoli abbiamo subito fatto richiesta all'amministrazione comunale di questa possibilità, perché con il gesto di solidarietà si poteva praticamente assolvere a un duplice finalità: salvare un bimbo e fare felice il nuovo cittadino, il bimbo che era nato, bimbo o bimba che erano nati sul territorio comunale. L'amministrazione ha risposto positivamente e quindi io, insieme alle altre e gli altri volontari del gruppo Carlopoli UNICEF, ringraziamo l'amministrazione comunale e il sindaco Emanuela Talarico per il bellissimo gesto che ha voluto, quindi il contributo che ha fornito, perché ha fatto felice con questo gesto di solidarietà non solo i bimbi, ripeto, non solo i bimbi che sono in disagio, ma ha reso felice, ha dato una gioia anche ai nuovi bimbi. Ringrazio di nuovo tutti e auguro una buona serata.